Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Sì, questo qui è un pancake proteico. E oggi si va a Napoli. Si proverà ad andare a Napoli. Ho il treno fra 24 minuti. Sono a Marina di Grosseto adesso. Per arrivare a Grosseto ci vuole un quarto d'ora. Minimo. Si corre. C'è un semaforo a Grosseto. Da quanto tempo? Potrei farcela. Napoli 1. Here we go. Olè. Qui sembra stranissimo andare con un treno diretto a Napoli da Grosseto. E dopo più di un anno, amici miei, eccoci qua a Napoli. Che bello! Ho il sorriso più stampato in faccia. Ah. Eccoci! Ciao Napoli! Wow! È così bello! Come se rivedessi un caro amico dopo tantissimo tempo. Quanto mi era mancata questa città, wow! Però prima di fare qualsiasi altra cosa, vado in hotel, faccio il check-in, poso la roba e poi si va a mangiare. Ho una fame assurda. Che bello il traffico! Tutto così più vero. Italia! Hotel. Fatto. E ora niente, ora ci divertiamo. Qui a Napoli ci starò 4 giornate e saranno delle giornate veramente molto intense, dove mangerò veramente tantissimo. Non so se ce la farò, però spero di riuscire a fare tutto, a portare tutti i contenuti che voglio, che voglio dare a questa città ciò che si merita. Starò completamente da solo, perciò sarà molto tosta, però ma anche molto divertente. Ma adesso ditemi, voi conoscete un modo migliore per iniziare questo viaggio a Napoli se non... Io! Tantissimo! Tutto a parte incontrando voi iscritti, che siete veramente tantissimi qui a Napoli ed è bellissimo. E quale miglior modo se non mangiandosi una bella pizza margherita? Andiamo, dai! Porta fortuna! Adesso ogni cosa sarà più buona. E la pizza per inaugurare questo viaggio a Napoli, amici miei, sarà quella di... Scrivetelo nei commenti, secondo voi qual è? L'antichissima pizzeria Portalba. Semplicemente la prima pizzeria al mondo. Dal 1738. Spero non sia diventata un po' una trappola per turisti, però sono veramente curioso di assaggiare la ricetta della prima pizzeria al mondo. Ciao, buonasera. Ragazzi, male, sono circondato solamente da stranieri. Cioè, è normale perché alla fine sono nel centro di Napoli. Però, porca vacca. Se apro il menu e ci sono le traduzioni in inglese, è gravissimo. Oh, no. No. Non fa solo pizza, fa anche secondi, primi. Hanno veramente una botta di tipologie nel menu di pizza. Si è distratta negli anni. Infatti non capivo perché quando chiedevo in giro quale fosse la pizzeria più antica di Napoli, tutti mi dicevano pizzeria da Michele, anche se questa è stata fondata nel 1870. Forse per il semplice fatto che è l'ultima pizzeria che trattiene le sue origini. Comunque questa pizzeria è stata fondata nel 1738 e cioè prima della rivoluzione francese. È pazzesca questa cosa. Inizialmente faceva pizze con consegna a domicilio, con il famoso sistema della pizza a 8, dove si permetteva ai consumatori di ritardare il pagamento fino a 8 giorni. Quindi si poteva mangiare la pizza e tipo avere un prestito. Inizialmente a Napoli tutte le pizzerie avevano questo sistema di vendere la pizza a domicilio. Non esistevano le classiche pizzerie e ristoranti che conosciamo oggi. Tra i clienti più famosi che ha visto questa pizzeria sono Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo e anche un certo D'Annunzio, che ha anche composto delle poesie in onore della pizza. Però adesso assaggiamola, vediamo un po'. Ovviamente margherita classica. Grazie. Allora, posso dire che ha veramente una bella faccia. Queste isole di mozzarella, queste due foglie di basilico, ispira proprio una cosa casalinga, fatta proprio con amore in casa. Poi qui c'è anche quello che credo sia pecorino napoletano. Correggetemi se sbaglio. Ok, andiamo al taste test della pizza più antica al mondo. Allora, l'impasto della pizza non è steso finissimo, è abbastanza spesso. Andiamo all'assaggio. Buon appetito a tutti. L'impasto l'avrei fatto leggermente più fino, che insieme alla mozzarella diventa tutto veramente molto spesso e non leggerissimo. Però il pomodoro con l'olio è qualcosa di spaziale. Lo berrei questo pomodoro.
cosa che però apprezzo veramente tantissimo dell'impasto è che sotto è leggermente croccantino e essendo abbastanza spesso riesce a resistere a tutto il pomodoro, al mozzarella, all'olio. Cioè in questo momento mi sto mangiando la pizza più antica del mondo. Però adesso amici napoletani dovete spiegarmi, dovete farmi capire il motivo per il quale nessuno mi ha consigliato di venire in questa pizzeria fra di voi. Nessuno nei commenti mi ha detto di venire a mangiare la pizza a pizzeria Portalba, che è la pizza più antica del mondo e cioè secondo me è una cosa che bisogna fare se si viene a Napoli. Forse magari ormai è diventata una classica attrazione per turisti tipo me, perché io vedo file lunghissime fuori dai pizzerie come Michele, Sorbillo, Matteo e qui non c'è nessuno. Cioè è la prima pizzeria al mondo. Fatemi capire per favore. Comunque la pizza buona, però questo fatto che l'impasto è leggermente più spesso la rende più pesante rispetto alle altre, quindi non la preferisco a quella di Michele, di Matteo, di Sorbillo. Di Matteo comunque l'assaggiata nel futuro. Questa qui è la seconda pizza che mi mangio in meno di un'ora. Maglietta bianca abbattuta. Abbiamo inaugurato il viaggio a Napoli. Wow, cioè qui c'è stato anche Gordon Ramsay, bellissimo. Adesso posso andare in giro a dire ho mangiato nella prima pizzeria al mondo. Oh, damn. Come stai? Scusa. Sapevo che sei arrivato. Bello questo. Non l'avevo visto l'ultima volta. Napoli è una città un po' come Firenze, dove ogni scorcio potrebbe essere perfettamente un set cinematografico. Firenze è un po' più da commedia romantica, cliché italiano, girettino in Vespa, di una coppia americana. Napoli invece è classico film italiano, tipo spaghetti western. Cioè, dai, guardate qualche spettacolo. Piazza del Plebiscito. Peccato non posso fare l'esperimento della camminata attraverso due cavalli. È tutta allestita. Uffa. Me, che lusso caffè Gambrinus. Veramente spettacolare. E il caffè Gilli di Napoli. Rispetto ad un anno fa quando ancora c'era il Covid nell'aria, mi sembra che ci sia il triplo della gente e il quadruplo dei posti dove andare a mangiare. È pazzesco. Ogni volta che mi giro c'è qualcosa che mi attira tantissimo. Da zona laggiù verso la galleria Umberto I e Piazza del Plebiscito è un pericolo per me. Cioè è veramente rischioso. Lì ci muoio. Il rischio che faccia la fine di Tarar. Per chi non conoscesse la storia di Tarar, cerchi Tarare su YouTube e capirete tutto. Sono io Tarar. Quando sono arrivato è che non ho smesso di spostarmi, ma soprattutto non ho mai smesso di mangiare. È pazzesca questa cosa. Le alternative sono due: o finisco il viaggio qui a Napoli che peso minimo 30 kg in più, oppure muoio prima. Se andassi a donare il sangue adesso probabilmente mi rifiuterebbero da quanto colesterolo c'è dentro. Non si direbbe che questa qui è la parte universitaria. Competizione veramente assurda fra le librerie e tipografie. Ho trovato questo negozio vintage che ha tutte camicie firmate da Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. Fighissimo. Ovviamente come ogni negozio vintage che si rispetti, scalina che porta al piano di sotto segreto. Non ero venuto a Napoli per comprare vestiti. Ciao, buon lavoro. Ciao. Porca vacca, ci casco sempre. Camicine e pantaloncini. Se siete malati di shopping come me, appassionati di negozietti vintage, di riusato, non venite in via Mezzocannone. Statene fuori. È pieno zeppo di tutti questi negoziettini vintage. Vabbè, se non altro non ho mangiato. Mi sono fatto un bel outfit con 35 euro. Lui gode tantissimo. Ha lo stomaco completamente appoggiato. Comunque mi vergogno sempre come un cane andare nei ristoranti a cenare, a mangiare, a pranzare durante i food tour, perché ci sono tutti questi molto eleganti, tutti puliti. E poi arrivo io con la telecamera, maglietta ingiallita di sudore, tutto sporco. E vabbè, bom. È pazzesco quanto la gente abbia pazienza di aspettare ai ristoranti qui a Napoli. I ristoranti quelli che valgono la pena ovviamente. Cioè questa qui è la gente in fila per andare a mangiare al ristorante. Fra cui anch'io ovviamente. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che bella Napoli! Vi ricordate la fila che vi ho fatto vedere prima per andare al ristorante? Aspettate. È un po' aumentata. Wow!
manco la schiacciata dei 12 metri. Non c'è niente da fare, qui a Napoli sanno esattamente come divertirsi, come animare la situazione. Si sta proprio bene. In questo momento io non mi sento solo, mi sento in compagnia della città proprio, è qualcosa di particolare. Bisogna venirci per capire, secondo me. Stazione di Napoli, si va a Ninna adesso, cioè in realtà... Si va a editare il daily vlog adesso. La cosa più divertente in tutto ciò è che io da oggi, da quando sono arrivato a Napoli, non sono ancora mai stato nella mia stanza di hotel. Cioè sono entrato in hotel, ho detto oh io sto qui ti lascio i documenti e le cose che non mi servono. Però non ho mai visto la mia camera. Scopriamo la camera. Stanzettina molto handsome, lettuccio, cesso con il bidet lontanissimo, dovrò fare una maratona per pulirmi, docetta, lavandino, lo specchio normale finalmente, poi il pezzo fortissimo, il terrazzino, no, da solo a corte, boh, bellissimo questo, fighissimo, sembra di un videogioco quasi. Per concludere questa giornata, ovviamente test del letto, è morbidissimo. Che benessere. Perciò amici miei, io spero che questo primo daily vlog qui da Napoli vi sia piaciuto. Noi ovviamente ci vediamo domani con un signor video. Si inizia a entrare veramente nella robetta pesante qui a Napoli. Vi do un indizio: street food. Non dico altro. Arrivederci.